Cari amici, bentrovati in questo nuovo video. Oggi parliamo delle EMDR, tema scelto da voi in un recente sondaggio Instagram. Vi ricordo che mi trovate come musica in mente. Ma che cos'è l'Eye Movement Desensitization and Reprocessing? Tecnica straordinaria, una delle tecniche più efficaci e validate scientificamente per l'elaborazione, la ristrutturazione è ovviamente il superamento di un trauma. Tema che ho già trattato in un video di qualche mese fa, vi lascio su il link, ovviamente trattato in tema molto più generale. Oggi entriamo nello specifico e vediamo una tecnica davvero potentissima. A che cosa serve quindi il movimento oculare per la desensibilizzazione e il riprocessamento neurale? C'è da dire innanzitutto che chi di noi non ha mai vissuto un trauma? Ovviamente va fatta una piccolissima distinzione introduttiva tra quel trauma con la T maiuscola, dove ad essere in pericolo è davvero la nostra vita. Immaginate un incidente stradale, un'operazione medica o una tragedia, no? Un disastro naturale. Da quei traumi con la T minuscola che tutti noi abbiamo vissuto, che anche se non eravamo in pericolo di vita, ovviamente la forte umiliazione o la nostra interpretazione ci ha lasciato sicuramente una cicatrice sulla nostra pelle. Immaginate da bambini quando siamo stati sgridati, rimproverati, umiliati, magari davanti ad altre persone, come ci possiamo essere sentiti. Ovviamente un trauma lascia delle ferite sia a livello psicologico ma soprattutto a livello fisiologico. Ricordiamoci che mente e corpo sono tutt'uno e quindi non è raro trovare persone che soffrono ad esempio di problemi di stomaco, problemi digestivi, problemi respiratori in conseguenza ad un trauma, in conseguenza al cosiddetto famoso disturbo post-traumatico da stress. E infatti facciamo un salto indietro nel tempo negli anni 80. In America si aveva il grandissimo problema del ritorno a casa dei veterani della guerra in Vietnam, una delle guerre più assurde probabilmente fatte dall'essere umano, e questi soldati presentavano dei disturbi, no? Da appunto eventi post-traumatici. E una educatrice, una pedagogista di nome Francine Shapiro, un bel giorno, pensate un po', passeggiava nel parco. Passeggiando nel parco fu colta da suoi eventi negativi, sue emozioni negative che ogni tanto ritornavano, no? Sotto forma di flashback, di ricordi, di emozioni negative. E pensate, notò una cosa davvero particolare, che se modificava lo sguardo a destra e sinistra, magari guardando le persone sulle panchine o guardando le paperelle, non lo so, che nuotavano nel lago, l'impatto di questi ricordi diminuivano e lei riusciva a gestire meglio questi flashback, questi pensieri intrusivi. Chi di noi non ha mai avuto dei pensieri intrusivi che dal passato tornano a dar fastidio appunto nel presente? Insomma, da questa semplice intuizione Francine Shapiro intuì come il movimento oculare basato appunto sul presente potesse essere un'arma a nostra disposizione per la rielaborazione di questi traumi. Infatti il movimento oculare è un processo neuropsicologico importantissimo che richiama l'elaborazione adattiva dell'informazione. E infatti cosa succede alla nostra mente quando subiamo un evento traumatico? È immagazzinato in memoria insieme appunto alle emozioni, percezioni, alle cognizioni, alle sensazioni fisiche che ovviamente sono disturbanti. Ma questi ricordi rimangono bloccati in superficie, non vengono elaborate e immagazzinate nella nostra memoria. Quindi non vengono appunto elaborate in maniera adattiva, restano praticamente intrappolate nelle reti neurali e non si connettono appunto ai ricordi, alle nostre parti sane. Ognuno di noi avrà almeno un ricordo positivo della nostra infanzia, nonostante
tutto. Questo incastro in superficie, questi appunto ricordi traumatici, tornano puntualmente nella nostra vita sotto forma di flashback, sotto forma di ricordi, di pensieri intrusivi, di sintomi somatici, di dolore allo stomaco, di dolore respiratorio, di stress, di sfoghi magari sulla pelle. E allora qual è l'obiettivo dell'EMDR? È ovviamente riattivare il normale processo di elaborazione di informazioni presenti in memoria per giungere quindi ad una corretta elaborazione adattiva dei dati a nostra disposizione del trauma, ovviamente attraverso nuove connessioni più funzionali. Come si svolge dunque nel pratico? L'MDR è un protocollo che consta di 8 fasi rigidamente distribuite, che ovviamente si svolge a un certo punto del percorso terapeutico della psicoterapia, dopo che ovviamente la persona ha instaurato una correttissima alleanza terapeutica, un clima di fiducia e di relazione terapeutica davvero importante. Quindi si procede ovviamente al ricordo e alla narrazione dell'esperienza traumatica per facilitare ovviamente l'elaborazione. Ma quindi cosa c'entra il movimento oculare, starete pensando? Proprio questo è il bello. Durante il ricordo, la narrazione, il paziente, mentre appunto rievoca il ricordo, dovrà seguire il movimento delle dita che farà il terapeuta. Che cosa succede praticamente? Che il nostro cervello, mentre ricorda, si defonde dall'evento traumatico, seguendo appunto con gli occhi, no? Le dita che si muovono. E appunto ricordiamoci la Francine Shapiro che, inondata da questo evento negativo, osservava il parco a destra e sinistra. E sulla diffusione noi abbiamo parlato tantissimo, quindi proviamo a staccarci dalla memoria traumatica e a cercare di elaborarla, narrarla in maniera più distaccata, più fredda e oggettiva possibile. Ad esempio, io amo utilizzare anche diversi altri stimoli visivi, e quindi oltre il movimento delle dita che il paziente, no, seguirà con gli occhi durante la narrazione, è possibile anche tamburellare, ok, sulla propria gamba o sul tavolino sul quale ovviamente stiamo svolgendo, no, la terapia, sul divano ad esempio, in modo tale da staccare, da avere un altro input. O ad esempio un movimento che a me è davvero simpatico è questo qui: far combaciare l'indice e il pollice in questo movimento quasi meditativo, che ci permette appunto, che permette al nostro cervello dunque di analizzare questo ricordo, questa memoria traumatica da un punto di vista più distaccato, più oggettivo, più freddo. Quindi di non essere immerso da quei ricordi ed eventi negativi ed emozioni negative. Infatti un trauma, un'esperienza traumatica ci ha levato la serenità dal passato, ma non è detto che deve continuare a levarci la serenità nel momento presente e anche nel futuro. L'esperienza passata, per quanto negativa possibile, ci deve aver insegnato a non rivivere quelle emozioni, quindi a goderci il presente. Parafrasando la grandissima filosofia di Kung Fu Panda, no? Ieri è storia, domani un mistero, oggi è un dono. Ed ecco quindi l'obiettivo più importante di questa tecnica di ristrutturazione della memoria o ristrutturazione cognitiva, quale l'EMDR. Ecco il più grande regalo, l'eredità di Francine Shapiro: provare a ridarci serenità nel momento presente, andando a ristrutturare le nostre credenze, le nostre memorie, i nostri ricordi e le nostre emozioni del passato, affinché possiamo tornare a vivere al meglio il nostro presente e quindi anche il futuro. Cari amici, per oggi ci fermiamo qui. Fatemi sapere cosa ne pensate, scrivetemi nei commenti, ma soprattutto ditemi come avete affrontato voi un trauma, come lo avete superato, se ancora ad oggi un trauma vi leva la serenità, non vi impedisce di vivere al meglio il momento presente.
E noi ovviamente ci vediamo al prossimo video.